quindi beh, ottimo le risposte della sindacale. Ok, ci aspettavamo un atto così sbornato, probabilmente un po' pagato della serie di risultati positivi. Il Mantova viene certamente da un momento buono, è una squadra con giocatori importanti, andare sotto di un gol forse gli hanno tagliato i gambi, poi è una giornata anche stranamente calda, forse perché viene da climi un pochino più freddi può anche essere che abbiano sentito un po' sulle gambe, perché è arrivata proprio giusta a puntino per noi. Però logico che poi tante volte anche gli episodi condizionano l'iter della gara. Sicuramente gli episodi non sono stati. Mister, quando eravate 3-0, andate in meno, di non mettere un attaccante in più piuttosto di toglierlo e inserire Tarano. Una mossa del genere? No, io Michele e Sena conosco bene, sia perché si è giocato assieme. È sempre che ho fatto i due corsi, sia il corso di seconda che il Manto, è un ragazzo molto preparato che fa giocare molto bene a Manto. Poi in quel momento scelte uno deve fare prima e dopo magari è logico che se le risposte è più facile darle, però credo che appunto il fatto che stiamo lavorando, che ultimamente mi sono già da un buon momento, dimostra che è un tecnico molto preparato, poi dopo appunto non è mai facile. Mister, le chiedo scusa, lei ha detto che il leader di questa squadra deve essere il risultato espresso in campo, più che un singolo giocatore o un gruppo di giocatori. Le esperienze del passato che lei avrà visto da spettatore, cosa le hanno insegnato per la sua avventura da protagonista oggi? A me le esperienze del passato, soprattutto le mie certezze, mi hanno dato quando ero da giocatore. Secondo me appunto il leader deve essere il gioco. L'identità della squadra. Mi perdoni, l'esperienza del passato mi riferivo alle passate gestioni di quest'anno dal punto di vista dell'allenatore, non al suo curriculum. No, che lei, no, senza fare, ovviamente non si può parlare male di altri, ma ha visto giocare la Regina, ha notato quelle che erano le lacune, ha notato quello che si poteva fare, in questo senso, ecco perché l'ho detto da spettatore. Io certamente ho visto quasi tutte le partite in casa, perché poi andiamo con i ragazzi a vederle, perché è giusto che nei 7 giorni si guardi come giocano in squadra. Però non bisogna mai dare giudizi, perché ognuno ha un'idea, e l'idea comanda, nel senso che non posso giudicare con le mie idee, con le mie convinzioni, quello che fa un altro, ma con idee diverse. Sono allenatori che hanno fatto sempre bene, è importante. Poi le dinamiche sono sempre diverse, perché magari penso già alla partita di Mantova dell'andata o di Modena, sono partite che decidono anche la stagione, o danno o tolgono credibilità alla tua proposta. Non è una scienza esatta il calcio, è una disciplina dove le variabili sono mille e tutte possono determinare. Quindi, a me piace molto sia Modellino che Iaconi come tecnici. Sicuramente sono tecnici con idee ben definite e marcate. Poi a volte sono risultati che determinano i momenti. Mister, il calcio è una domanda che è legata alla persona. Che effetto ti ha fatto passare dalla panchina della primavera, dove sono giovani, validi, di qualità, ma pur sempre giovani, a una panchina della prima squadra, dove ci sono elementi di qualità, come hai già detto, ma di grande esperienza? Più facile, più difficile? Non lo so ancora, perché ancora penso. Certamente, ma come primo impatto? Allora, la mia filosofia è sempre quella, cercare di aiutare anche chi sta in campo con quello che si è detto, non tanto con i richiami sull'impegno, però abbiamo una linea, abbiamo detto che su questa situazione si fa questo. Quando vedo che c'è qualcosa provo ad aiutare in campo. Facevo quei ragazzi che avevano sicuramente più bisogno, perché hanno un'attenzione che è diversa e si fa anche con loro. Però c'è l'unico problema che si sente meno la voce, mi faccio più fatica. Buonasera a tutti. Se è velocissimo, se per controllo ci si è la richiesta.
quanto ha inciso nella prova di oggi la motivazione che ha saputo trasmettere ai giocatori, con i tatti, con i collettivi, oppure il desiderio trovato dalla stessa squadra, cioè dai singoli giocatori, per dare una svolta a questo. Ma sicuramente ho parlato dei giocatori responsabili che sapevano l'importanza del momento e anche della criticità del momento. Quella con la proposta cerca di essere, di seguire questa linea, però certamente nessuno si è tirato fuori, anzi tutti quanti non sanno che ancora adesso siamo in un momento molto delicato e anche i risultati di adesso, anche di oggi lo dimostrano. Però sanno anche che solo attraverso il lavoro collettivo, attraverso un'unità di intenti, se ne viene fuori. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Abbiamo terminato.